Oggi io do una bellissima notizia a tutti quelli che sono intenzionati ad andare più veloce della velocità della luce. Vi spiego come io mi sia sbagliato in una affermazione precedente, secondo la quale io affermavo che se un corpo brucia tutta l'energia che sta nella massa, dicevo, raggiunge al massimo la velocità della luce. Non è così, cari amici, non è così. Siate tutti contenti perché non è così. Vi spiego le ragioni. Quando noi abbiamo capito che lo standard che esiste come presenza per noi è dato da 10 elevato a 10 metri cubi, i quali, quando hanno un'area di presenza che è presente tutta quanta con il 10, ed essendo un'area con il valore al quadrato, ed è un'area come la compresenza della sezione trasversale, nel flusso noi abbiamo una lunghezza di 10 elevato a 8 metri. È evidente che se questa lunghezza esiste in ogni secondo, questa è una velocità di 100 milioni di metri al secondo. La luce, però, non ha la velocità di 100 milioni di metri al secondo, perché si espande su tre dimensioni, tanto che la luce ha la velocità tripla di questa, 3 per 100 milioni. Ma la luce si espande su tre dimensioni. Quando noi abbiamo un corpo che non si espande in tre dimensioni, ma semplicemente trasla, quant'è il limite che esiste solo in una traslazione? Il limite è questo qua. Non sono tre volte questo qua, ma sono soltanto 100 milioni di metri. Quindi, quando noi prendessimo questa presenza che esiste in relazione all'area 100 e riducessimo l'area a un centesimo, ossia a un metro quadrato qui, noi avremmo una velocità pari a che cosa? A tutto il 10 elevato a 10 come metri, che sarebbero 10 miliardi di metri, e espresso in centinaia di milioni sono 10.000 milioni, ossia 10 miliardi di metri. Vedete? La riduzione a un metro della sezione comporta una lunghezza di 10.000 milioni assunta dal nostro volume, che sempre quello è rimasto. Ma vedete, se noi abbiamo l'energia che è riferita alla luce e otteniamo il massimo che possiamo avere nelle forme dell'energia, il massimo ce lo abbiamo quando noi annichiliamo la materia, ossia facciamo entrare in contatto la materia con l'antimateria, tanto da annichilire la materia e tradurla interamente in energia. L'energia ricavabile è C2, è un quantitativo
di gran lunga superiore, tanto che per spingere fino a questa velocità qui noi non abbiamo consumato tutta quanta l'energia, perché se noi avessimo consumato tutta quanta l'energia noi dovremmo andare ben oltre i 100 milioni di metri. Invece, con il nostro corpo che si conserva, raggiungere questa dimensione qui è possibile ottenerlo senza consumare tutta la massa che noi consumiamo come carburante. Con l'energia atomica che sfrutti interamente l'energia che è contenuta nell'organizzazione materiale, insomma, noi avremmo l'energia non di portare a 100 milioni quelli che servono qui, ma a 3 volte tanto, il che significa che quell'energia che noi abbiamo per arrivare solo a 100 milioni basta e avanza per incrementare i 100 milioni, e appena noi raggiungiamo più di 100 milioni su una linea, in sostanza siamo più veloci della luce su una sola delle 3 coordinate cartesiane che invece segue simultaneamente la luce. E dunque, anche se inseriti nella terna, poiché il nostro movimento della massa non è esplosivo ma è traslativo e conservativo, per conservare la nostra massa e velocizzarla noi abbiamo nella stessa massa una quantità di energia tale che per raggiungere un terzo della velocità della luce abbiamo energia a sufficienza, tutta quella che ci serve. Dunque non c'è bisogno, come vi ho detto in altri video, di sfruttare anche un'energia cinetica che sia messa in modo tale da rallentare e attraverso il rallentamento produrre energia in più. Ma vedete, è possibile attivare entrambe le cose, perché noi, per trasformare anche l'energia cinetica in energia di traslazione, come io vi ho spiegato altre volte, avremmo bisogno di una forza che in un certo senso rallenti la cinesi e la muti in proiezione lineare. E la forza, applicata opportunamente, può essere proprio attinta da quel supero di energia che noi abbiamo, che esiste a livello tridimensionale. A noi non interessa il movimento tridimensionale, a noi interessa solo il movimento unilaterale, che è solo uno dei 3 e addirittura uno dei 6 che esistono in un complesso. Quindi vedete che quando noi consideriamo tutti i versi che esistono nel complesso, essi sono 6. Attivarne uno solo sui 6 in sostanza fa una cosa che ci mette in condizione di avere nell'energia quella utile per un solo sesto, che è 6 volte superiore a quella per muovere solo un sesto. E vedete dunque che abbiamo veramente tutta l'energia che è necessaria.